La Honjo Masamune è la più famosa spada dei samurai. In Giappone è considerata un tesoro nazionale, un'opera d'arte, plasmata dal fuoco, oggetto di potere, creata dall'acqua, forgiata secoli fa dal mastro artigiano Masamune. Se è una Masamune, è quasi come possedere i gioielli della corona. Usata in battaglia per secoli, la leggenda parla di una lama unica, sottile e affilata. È stata venerata come il simbolo del potere ereditario da tutti gli shogun. Tramandata di generazione in generazione per 700 anni. Ma all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, scompare. È l'incarnazione della tradizione giapponese perduta, un oggetto desiderato da tutti gli appassionati. I rapporti fanno riferimento a un misterioso sergente americano che la prende per distruggerla. Ma c'è chi afferma che l'ha conservata, per portarla con sé negli Stati Uniti. Ora varrebbe milioni di dollari ed è possibile che esista ancora. Ho la sensazione che sia ancora da qualche parte. Magari camuffata. Questa è la storia dell'antica e leggendaria Honjo Masamune, la spada perduta dei samurai. Alla fine del XIII secolo, i governatori della provincia del Kamakura, vicino Tokyo, hanno un grosso problema. Le orde mongole del Kublai Khan. Durante le battaglie, le armi giapponesi si spezzano. Ai tempi delle invasioni mongole, le spade giapponesi erano oggetti eleganti e sottili, ma si infrangevano contro le armature nemiche. Per risolvere il problema, si rivolgono a un mastro artigiano, Nyudo Masamune. A lui chiedono di forgiare una katana in grado di trapassare le armature e di uccidere gli invasori mongoli. Masamune impiega una tecnica che ancora oggi non è stata superata. Dapprima, l'artigiano cola dell'acciaio incandescente in una forma rettangolare. Poi la piega e la taglia per diverse volte. La spada che forgia è composta da oltre 30.000 strati. Il fabbro dona al bordo spesso e al filo tagliente proprietà diverse e distinte. E non le forgia con il calore del fuoco, ma come per l'acciaio, con il gelo dell'acqua. Il filo tagliente, dato che si raffredda molto rapidamente, diventa durissimo, quasi come il vetro. Ma è fragile. Il bordo, più spesso e pesante, rilascia il calore più lentamente. Questo cambia la struttura del ferro, rendendolo molto meno duro, ma più flessibile rispetto al lato affilato. Il lato posteriore, dato che si raffredda lentamente, è duro e malleabile, equilibra la lama e impedisce che il lato tagliente si rompa. In battaglia il lato affilato viene usato in fase offensiva per tagliare, essendo simile a un rasoio. Il retro in fase difensiva, come scudo, dato che la sua flessibilità assorbe il colpo. Per trapassare le armature mongole, Masamune ha aumentato la larghezza della lama per aggiungere forza. Ha allungato la punta per infilzare e ha inspessito il retro per una maggior difesa. In questo modo, Masamune porta la katana dei samurai sull'orlo della perfezione, raggiungendola nel suo capolavoro, la Honjo Masamune. Non è una semplice arma, ma una vera e propria opera d'arte, un oggetto di rara bellezza, grazie al quale il nome di Masamune è ricordato in Giappone ancora oggi. Lo conoscono anche i bambini. Magari non sanno niente di antiche katana, ma sanno chi era Masamune. La
La storia non è in grado di datare con precisione l'anno in cui il fabbro forgia il suo capolavoro, la Honjo Masamune. Si può affermare soltanto che è successo intorno all'anno 1300. Non si sa nulla del suo proprietario né delle battaglie che ha combattuto. Non si sa chi l'abbia portata alla cintura né chi l'abbia ereditata nel corso dei secoli. Una spada tanto preziosa ha avuto un ruolo ben preciso nella rigida struttura feudale giapponese, in cui ognuno aveva il proprio ruolo. In cima alla gerarchia c'era lo shogun, che era per così dire un dittatore militare, e sotto di lui un gran numero di feudatari. I potenti feudatari, i daimyo, erano protetti dai cavalieri, i cosiddetti samurai. La parola significa letteralmente colui che serve. Lo spirito del samurai è di servire. Lo spirito del samurai è di aspettare e di seguire il suo signore fino al momento in cui il signore lo richiede. La katana era parte essenziale dell'abbigliamento del samurai, un simbolo della sua casta. La lunga spada rappresenta la sua identità. La spada non era un'arma qualsiasi, era l'oggetto più prezioso, il simbolo dell'anima del samurai. La katana era molto importante per il samurai perché rappresentava il suo rango, rappresentava il suo status symbol, per così dire. Proprio come la vita del samurai apparteneva al suo signore, la vita dei suoi sottoposti, come i contadini e gli agricoltori, apparteneva a lui. Il samurai aveva il permesso di uccidere chiunque desiderasse, anche senza motivo. Se un contadino lo insultava, poteva ucciderlo subito. La Honjo Masamune appare per la prima volta nei resoconti storici 300 anni dopo la sua fabbricazione, quando le viene dato il nome. Nel XVI secolo, il generale Honjo Shigenaga viene attaccato in battaglia da un nemico proprio con la spada di Masamune. La spada aveva già mietuto diverse vittime quel giorno, ma il generale Honjo Shigenaga vince la battaglia. E come premio per la vittoria prende la spada, che da quel giorno si chiamerà Honjo Masamune. Poco tempo dopo, il generale Shigenaga viene inviato al castello di Fushimi. A corto di denaro, vende quell'arma inestimabile per 13 monete d'oro. Oggigiorno sarebbero circa 4.000 dollari. È in questo momento che la Honjo Masamune, da arma per la battaglia, si trasforma in un simbolo del potere assoluto. La splendida katana diventa un dono per scalare le classi sociali, da nobile a nobile, come pegno di stima. Fino a quando viene donata come tributo al signore della guerra, Tokugawa Ieyasu. Con la Honjo Masamune al suo fianco, questo samurai cambierà il corso della storia giapponese. Il Giappone è lacerato dalla guerra civile. Daimyo contro daimyo, samurai contro samurai. Tutti combattono fedelmente per il proprio signore, fino alla morte. Fino al 1603, quando Tokugawa Ieyasu raduna un esercito abbastanza numeroso per sconfiggere tutti gli altri. L'imperatore si riduce a una figura di rappresentanza. È Ieyasu a governare il paese come dittatore militare. È il primo shogun del clan Tokugawa. Il Giappone ha vissuto una guerra civile di 150 anni, tra il XV e il XVI secolo. La grandezza di Tokugawa è stata quella di riportare la pace, se vogliamo.
Gli shogun della famiglia Tokugawa hanno mantenuto la pace in Giappone per 250 anni. E la loro spada cerimoniale è sempre stata la Honjo Masamune. Nel corso dei secoli, la spada degli shogun si è tramandata di generazione in generazione. Persino dopo la caduta della dinastia Tokugawa nel 1868, la katana ha continuato ad appartenere alla famiglia fino al XX secolo. Nel 1939 è stata nominata tesoro nazionale a Tokyo, unica sopravvissuta a 700 anni di storia travagliata. Ma il mistero che ruota intorno alla Honjo Masamune inizia solo nel caos provocato dalla Seconda Guerra Mondiale, quando scompare. Il Giappone entra in guerra nel 1941 con un attacco a sorpresa contro la flotta americana ormeggiata a Pearl Harbor, nelle Hawaii. Mentre il Giappone riversa milioni di soldati in battaglia, l'alto comando incoraggia l'arruolamento diffondendo gli ideali degli antichi guerrieri, il cosiddetto Bushido, il codice di condotta dei samurai. Per questo motivo forniscono ai soldati le spade. Il Giappone ha arruolato soldati dalle famiglie comuni, quelle senza alcuna tradizione militare, e assegnare ad essi una spada, consentire loro di indossarla e di portarla in battaglia, e in un certo senso li elevava di classe sociale, li rendeva orgogliosi. Tutti gli ufficiali, i sergenti e i caporali dovevano indossare la spada come parte dell'uniforme. Si tratta di un numero immenso di armi. Quindi queste spade moderne non possono essere forgiate dai maestri artigiani in modo tradizionale. Molte spade destinate agli ufficiali sono state prodotte usando l'acciaio, di solito prelevato dalle rotaie ferroviarie e costruite da artigiani. Tutte le spade per i sottufficiali sono state fabbricate in serie, con l'acciaio comune. Si calcola che durante la Seconda Guerra Mondiale siano state prodotte più di 2 milioni di spade per i militari giapponesi. La spada viene presentata come simbolo degli antichi guerrieri nel corso di tutta la Seconda Guerra Mondiale. L'immagine di questo pilota sulla copertina del giornale di propaganda Front del 1943 riproduce la spada al centro della pagina come simbolo di onore, giustizia e spirito combattivo. È un'immagine artistica, efficace e ben composta, di grande effetto. Ma non è reale. Non è così che i piloti salivano sugli aerei. È una posa. Ma il mito dei samurai disposti a sacrificare la propria vita era molto utile per trovare il coraggio di entrare nell'abitacolo di un aereo, dove avrebbero anche potuto morire. Per i giapponesi, la guerra è una battaglia all'ultimo sangue. L'imperatore e il governo non tollerano chi si arrende. Il 6 e il 9 agosto del 1945, l'aereo americano B-29 sgancia una bomba atomica su due città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki. Sei giorni più tardi, il Giappone è costretto a sopportare l'insopportabile, a pensare l'impensabile. Si arrende. La radio diffonde la voce dell'imperatore che nessuno aveva mai udito fino ad allora. È una voce strana, alta, stridula, molto debole e usa parole che in molti non comprendono. Tuttavia il messaggio è chiarissimo: sconfitta.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutta la popolazione giapponese si sentiva completamente devastata dalla consapevolezza di aver perso la guerra. Ma d'altro canto, il conflitto era finito. E con esso le morti, i bombardamenti, la sofferenza e la fame. Non è la prima volta nella storia del Giappone che un imperatore deve farsi da parte di fronte a un potente shogun. Lo shogun è un antico titolo giapponese che non indica soltanto un capo militare, bensì un dittatore assoluto. L'uomo che viene inviato dagli Stati Uniti nella Terra del Sol Levante lo è di sicuro. Il generale a 5 stelle, Douglas MacArthur. Hanno visto questo ufficiale americano altissimo scendere dall'aereo in maniera piuttosto teatrale. Non era vestito adeguatamente, aveva il colletto aperto ed era una ventata di novità. MacArthur era un dittatore, un comandante supremo. Era un periodo caotico e MacArthur aveva un compito ben preciso da assolvere, di cui era cosciente. Era un uomo carismatico, molto furbo. C'è una foto famosa che ritrae l'imperatore vestito con un abito da giorno molto formale accanto al generale MacArthur, che non indossa nemmeno la cravatta e lo supera di diversi centimetri. È un'immagine emblematica. MacArthur accetta ufficialmente la resa del Giappone in una cerimonia a bordo della corazzata Missouri, nella baia di Tokyo, il 2 settembre del 1945. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Subito dopo la firma dei documenti, il comandante supremo delle forze alleate si mette al lavoro. Deve assolvere al suo primo compito: la resa immediata di tutte le forze armate giapponesi. MacArthur ordina quindi di cessare le ostilità e di deporre le armi. All'inizio dell'occupazione gli obiettivi principali sono due. Il primo e più urgente è la demilitarizzazione. Occorre eliminare le armi, non devono essere imbracciate di nuovo. Il piano di MacArthur è di fare in modo che il Giappone non dichiari mai più una guerra. Quindi il disarmo totale e la demilitarizzazione sono essenziali. Gli americani hanno distrutto tutto il materiale militare moderno, dai fucili agli aerei, raccogliendo invece la polvere da sparo, che ovviamente poteva avere altri usi. MacArthur distrugge centinaia di navi e migliaia di aerei. Ma cosa fare di tutte quelle spade? Tutti gli ufficiali e i sottufficiali giapponesi ne possedevano una. Erano milioni. MacArthur è intenzionato a raccoglierle tutte. Non perché le spade siano una seria minaccia militare, ma per l'importanza simbolica che rappresentano. Togliere le armi al nemico sconfitto è una dimostrazione di autorità. Ovviamente la spada non era solo un'arma letale o pericolosa, ma un simbolo di autorità, l'oggetto che indossa chi è al comando. Quindi togliere questo potere era estremamente importante. In tutto il Pacifico, gli alleati organizzano cerimonie di resa. Nelle piazze d'armi di Sumatra, Birmania e Malesia, gli ufficiali giapponesi subiscono l'umiliazione di consegnare le loro preziose spade agli americani. Ma gli alleati non comprendono che alcune di quelle spade non sono moderne armi fabbricate in serie, ma antichi manufatti di grande valore. All'inizio della guerra, alcune famiglie possedevano una spada ereditata di generazione in generazione, che probabilmente era stata usata durante le grandi battaglie del passato e che rappresentava una tradizione che veniva tramandata da secoli.
Era la spada dei loro antenati guerrieri. Consegnare un cimelio di famiglia così importante è particolarmente doloroso. In questo modo vengono raccolte centinaia di migliaia di spade. Ma cosa farne? Alcune vengono offerte agli ufficiali alleati o ai civili che si sono distinti nel corso del conflitto bellico. Può capitare di donare a un ufficiale una semplice spada di fabbrica e a quello accanto un raro pezzo di antiquariato. Gli americani non fanno differenza. E la maggioranza delle spade non distribuite viene distrutta. L'ordine di raccogliere tutte le spade ha lo scopo di distruggerle, indiscriminatamente. I cimeli di famiglia che provengono dalle collezioni private e le spade fabbricate appositamente per la guerra vengono trattate allo stesso identico modo. I soldati che ammassano le spade nei magazzini sono funzionari di basso livello, pressati da mille altri incarichi. Non sono colonnelli con tanto tempo a disposizione e soprattutto non sanno che cosa hanno tra le mani. Chiunque possieda una spada ha l'ordine di consegnarla nei punti di raccolta stabiliti, come le centrali di polizia. La famiglia Tokugawa, discendente dei grandi shogun che avevano governato il Giappone, non è esente. Le istruzioni del comandante supremo sono ferree. Tutte le spade devono essere depositate, compresa la leggendaria Honjo Masamune. In Giappone viene considerato un oltraggio. Devono consegnare quella katana agli americani, che non sanno niente di storia e di tradizione. Alcune personalità del mondo della cultura e dell'arte vanno a lamentarsi con MacArthur per questo affronto alla storia giapponese. Ben presto si scatenano delle polemiche sulla distruzione sommaria e indiscriminata delle spade, che ha disturbato diverse persone. Chiedendo ulteriori informazioni, gli americani apprendono che i giapponesi non si privano volentieri dei loro cimeli e che numerosi collezionisti di spade antiche erano rimasti vittime della retata. Una figura di spicco si attiva personalmente per salvare le spade come la Honjo Masamune. È il dottor Junji Honma del Museo di Tokyo. Va a incontrare il colonnello Victor Caldwell dell'ottava armata americana. È l'ufficiale al comando della raccolta delle armi. Il dottor Honma spiega che alcune spade sono rari pezzi di antiquariato, opere di maestri artigiani, come le cattedrali occidentali. Sono simboli degli antichi guerrieri e hanno influenzato l'arte e la letteratura giapponesi. Il dottor Honma chiarisce che non sono affatto armi militari. Tesori come la Honjo Masamune sono opere d'arte. Sono stati quelli come il dottor Honma a coniare il termine arte della spada giapponese per salvare le katana dalla distruzione da parte delle forze alleate. Era fondamentale salvarle perché facevano parte del patrimonio artistico giapponese. Per questo è stato creato il termine arte della spada giapponese. Honma riesce a convincere il colonnello Caldwell che le spade giapponesi non sono semplici armi e quindi non dovrebbero essere trattate come tali. Ma non è Caldwell a poter decidere. L'11 novembre 1945 il Comando Supremo emana un altro ordine perentorio, in seguito al quale anche le antiche katana continuano ad essere confiscate. Purtroppo, molte splendide spade artigianali finirono nel forno di fusione. Alcune famiglie tentano di salvare la loro spada ingannando gli americani. Alcune famiglie giapponesi provarono ad acquistare delle spade di qualità inferiore e nascondere quelle artigianali, perché volevano evitare che finissero nelle mani degli alleati. Ma la famiglia Tokugawa non si abbassa a un tale sotterfugio.
essendo un'antica famiglia onorevole, accetta ed esegue l'ordine del Comando Supremo. Poco prima di Natale del 1945, l'ultimo proprietario conosciuto della Honjo Masamune, Tokugawa Yemasa, discendente degli antichi shogun, obbedisce all'ordine e consegna la spada di famiglia alla stazione di polizia di Mejiro. La famiglia era ancora la proprietaria della katana e decide di fare qualcosa di utile, obbedendo a quell'ordine, perché i Tokugawa erano un'antica famiglia militare giapponese, forse la prima famiglia militare, e cedendo il simbolo dei guerrieri ai vincitori della guerra, avrebbe avviato il Giappone verso una nuova era. Tokugawa Yemasa consegna 15 spade tutte contemporaneamente, e tra queste c'era la katana più famosa del paese, la Honjo Masamune. Il signor Tokugawa non rivedrà mai più la sua spada. La Honjo Masamune scompare per entrare nel regno del mito e del mistero. Il primo indizio sulla spada perduta dei samurai riappare a New York 20 anni dopo la fine della guerra. Nel numero dell'agosto 1966, la rivista Saga, un giornale americano di avventura e mistero, pubblica in un articolo l'elenco dei tesori nazionali giapponesi scomparsi nel corso del conflitto. Tra le 12 spade menzionate c'è anche la Honjo Masamune. E nero su bianco dichiara che un certo sergente Coldy Bymore, del 7° Cavalleria, l'ha ritirata dalla stazione di polizia di Mejiro. Sarà un'informazione attendibile? È indubbiamente vero che il 7° Cavalleria è di stanza a Tokyo e che esegue l'inventario di tutti gli arsenali, le fabbriche, le caserme e i magazzini. Inoltre, ha il compito di eliminare le munizioni e di organizzare pattuglie per scovare le armi nascoste, come le spade. Questo fatto conferma l'articolo della rivista. A questo punto la domanda è: il sergente Coldy Bymore ha ritirato anche la Honjo dalla stazione di polizia? Purtroppo i registri di quella centrale per il periodo in questione sono andati perduti. Ma esiste un'altra fonte, il Dipartimento Giapponese per l'Educazione. Nel loro archivio risulta che la Honjo Masamune è stata prelevata dalla stazione di polizia di Mejiro dal sergente Bymore. Ma dove l'ha portata? In tutto il Giappone, le spade raccolte vengono accatastate nei magazzini prima di essere gettate in mare o fuse per recuperarne il metallo. A Tokyo, il magazzino di riferimento del sergente è il deposito di Akabane. Per evitare la distruzione delle opere d'arte, ogni lama di Akabane viene visionata da una commissione di ispezione del dottor Honma. L'iniziativa è un successo. Vengono salvate quasi 5.000 spade, riconosciute come manufatti artistici e riconsegnate così ai legittimi proprietari. Ma la Honjo Masamune non è tra queste. È finita nella fornace e distrutta? Oppure Coldy Bymore l'ha tenuta per sé? Ritengo piuttosto improbabile che la Honjo Masamune sia finita nella fornace di fusione. I Tokugawa erano stati shogun del Giappone, quindi ai vertici della società nipponica,
Ed è ovvio che possedevano spade di particolare pregio. Sono sicuro che gli agenti della stazione di polizia e poi il sergente americano a cui sono state consegnate le armi abbiano riconosciuto la qualità del manufatto. Quindi sospetto che la spada sia stata spedita immediatamente negli Stati Uniti. È risaputo che l'esercito americano abbia attivato un sistema ufficiale per rastrellare trofei di guerra. Un soldato che ha preso parte alla guerra nel Pacifico, con i dovuti permessi, può impossessarsi di una spada nemica e portarla a casa come ricordo di guerra. Infatti, molti soldati tornano in patria con le spade fabbricate in Giappone, ma niente di particolare. Qualcuno può aver scelto un oggetto antico di grande valore senza nemmeno saperlo. Pertanto, è possibile che la Honjo Masamune sia rimasta al sergente Baymore come souvenir del Giappone. Se questo fosse vero, a questo punto occorre scoprire quando il sergente Baymore è tornato a casa e se ha portato la Honjo Masamune con sé. Ma è proprio qui che la pista si fa più nebulosa. I registri del 7° Cavalleria dovrebbero indicare la data di partenza del sergente Baymore dal Giappone e del suo arrivo in patria. Ma nelle liste dell'Associazione Veterani il suo nome non compare. Significa forse che non è mai esistito un Col di Baymore? Il mistero si infittisce. Tuttavia, l'articolo della rivista Saga contiene un altro indizio. Accanto al nome Baymore c'è la parola pronuncia. Significa che il nome è stato traslitterato dall'inglese in giapponese. Quindi forse la trascrizione del nome Col di Baymore è inesatta. Erano giorni concitati, c'erano centinaia di cose da fare e bisognava tradurre da una lingua all'altra molto velocemente. La prima volta che abbiamo letto questo nome abbiamo pensato che non fosse americano. È un problema frequente con la traslitterazione. I giapponesi hanno creato un alfabeto fonetico per aiutare la trascrizione dell'inglese e delle altre lingue. I caratteri non sono parole, come nel loro alfabeto tradizionale, ma rappresentano dei suoni e non sono precisi. Per trascrivere il nome del sergente americano, l'agente di polizia non ha fatto altro che usare il sillabario giapponese. Un alfabeto particolare, ma in pratica un sillabario, perché era il loro modo di traslitterare l'inglese in giapponese. Questo sistema di traslitterazione è ben lungi dall'essere perfetto, dato che i suoni della lingua giapponese non corrispondono a quelli inglesi e non esistono sillabe equivalenti. Il nome di Col di Baymore potrebbe non essere esatto, ma solo simile. Se rileggiamo i caratteri giapponesi usati per trascrivere quel nome, potremmo leggerli Guru di Baimoru, oppure Baymore. Potrebbe essere uno di questi nomi. O magari qualcosa tipo Goldie Beamer, o forse Cody, forse Biltmore. Dio solo lo sa. Quando il sergente americano ha detto «Mi chiamo Goldie Beamer», l'agente giapponese ha pensato «Goldie Bimiru», e ha trascritto questa pronuncia nel suo alfabeto che è arrivato fino a noi. In poche parole, esiste un sergente del 7° Cavalleria che si trovava a Tokyo il 18 gennaio del 1946 con un nome simile a Col di Baymore? Fortunatamente, i registri del Comando Supremo con i nomi dei sergenti sono andati distrutti. Il vero nome di quel sottufficiale non è mai stato trovato. Ciò nonostante, in molti ritengono che la Honjo Masamune possa ancora essere ritrovata. Thank you.
Negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, gli americani cominciano a capire il valore delle antiche katana giapponesi. Lo stesso presidente Truman riceve in omaggio una spada di 650 anni, con un fodero in seta di 350 anni. L'occupazione alleata in Giappone si protrae fino al 1952 e l'afflusso di spade nipponiche in America dopo la Seconda Guerra Mondiale ha le dimensioni di uno tsunami. Per i pochi appassionati di arte in grado di riconoscere la qualità di quelle lame artigianali, nasce l'opportunità di guadagnare grosse cifre di denaro. Si poteva facilmente acquistare una spada a $15 per rivenderla il giorno successivo a 300, ed era un'occasione fantastica. I commercianti scoprono che in mezzo alle armi confiscate sono nascoste opere d'arte inestimabili che si riversano in tutti gli Stati Uniti. In America c'erano migliaia di spade accatastate nelle soffitte, nei ripostigli, nei garage, riportate a casa dai soldati come ricordo e trattate dalle famiglie come inutili souvenir. È possibile che la Honjo Masamune sia una di queste? Dopo la fine del conflitto, i quotidiani americani si riempiono di annunci di offerte di acquisto per le spade giapponesi. È il periodo in cui un esperto collezionista può trovare il vero affare. Negli anni 70 e 80 ho saputo che in America si è scatenata una sorta di corsa all'oro per le spade. Alcuni hanno fatto una fortuna comprandole e vendendole, ma soprattutto rivendendole in Giappone. Nel corso delle aste, talvolta spunta un'arma particolarmente preziosa. Esperto collezionista, Clive Sinclair acquista una spada che corrisponde a determinate caratteristiche. È conservata perfettamente ed è stata forgiata appositamente per uno shogun. L'ho trovata ad una fiera di antiquariato. Venduta all'inizio per $400, nel giro di mezz'ora era salita a 1500. Io l'ho pagata 10.000. E ne ho sparato ora. Ma è stata esposta persino in Giappone, perché è un'ottima spada. Potrebbe succedere la stessa cosa anche per la Honjo Masamune? Se dovesse spuntare fuori da una soffitta, chi la riconoscerebbe? C'è un modo sicuro per farlo. 700 anni fa, quando Masamune immerse la lama bollente nell'acqua fredda, diede vita a un'arma affilata come un rasoio. Poi firmò la spada con un segno inconfondibile. Sarebbe molto ardito dichiarare di possedere la Honjo Masamune, dato che un tesoro nazionale, prima della guerra, erano stati eseguiti dei disegni molto accurati della forma e dei rilievi sulla lama, che possono essere confrontati con la spada in questione per dire sì, è quella, oppure no, non è quella. Per secoli è stata una consuetudine degli artigiani creare un disegno particolare sul filo della lama, il cosiddetto hamon. Quando nel 1939 i giapponesi dichiarano la Honjo Masamune tesoro nazionale, i suoi disegni vengono fedelmente riprodotti e registrati. Se la Honjo Masamune dovesse comparire in una fiera antiquaria o in un'asta, non potrebbe essere confusa. È come se avessimo la sua impronta digitale. A questo punto il modo migliore per comprendere il significato di quella spada è considerarla un'opera d'arte. È stata creata da un mastro artigiano e ha un'origine illustre. Oggi ogni oggetto battuto all'asta deve avere un'origine certa e documentata. Ma se qualcuno dovesse trovarla davvero, finirebbe in un circolo vizioso. Per avere la certezza della sua autenticità, il collezionista dovrebbe inviare la spada in Giappone per lo Shinsa, cioè un esame ufficiale da parte degli esperti del luogo.
Il problema è che se un cittadino americano dovesse mandare quella spada in Giappone per l'esame, non potrebbe più averla indietro. Non potrebbe tornare in America, quindi in pratica dovrebbe restituirla per sempre al Giappone per sapere se è autentica. Perciò, se qualcuno dovesse trovarla, sarebbe costretto a tenerla nascosta per non perderla. Comunque sia, il destino della Honjo Masamune rimane ancora avvolto nel mistero. Chiunque tenti di rintracciarla si trova davanti a muri insormontabili. I pochi indizi che esistono sono troppo vaghi. L'identità del sergente di cavalleria è ancora da verificare. Nessuno sa con certezza che cosa è successo quel giorno alla stazione di polizia di Mejiro. Se solo avessimo un documento, una firma, forse potremmo ritrovare la Honjo Masamune. L'ironia della sorte è che la famiglia Tokugawa poteva anche evitare di consegnare quella preziosa spada. Se avesse aspettato solo qualche mese, fino alla modifica di quella legge, avrebbe potuto continuare a tenerla. Soltanto 6 mesi dopo, un'opera d'arte simile sarebbe stata riconosciuta e protetta, e ora sarebbe ancora in Giappone, esposta in una teca del Museo Nazionale. La Honjo Masamune sarebbe ancora un tesoro nazionale di proprietà del Giappone, in mostra non come arma, ma come inestimabile opera d'arte. Ma l'ironia non finisce qui. Proprio perché è andata perduta, la Honjo Masamune si è trasformata da manufatto storico a oggetto leggendario. Forse la Honjo Masamune è così famosa proprio perché è introvabile, un oggetto che non si può ammirare e diventa molto più prezioso di uno visibile a tutti. La leggenda continuerà a crescere, fino a quando altre prove non dimostreranno se la spada è davvero stata distrutta oppure no. Finché non vedremo i suoi resti, continueremo a sperare. Finché non vedremo i suoi frammenti, non potremo saperlo. Chiunque sia appassionato di katana giapponesi non perde la speranza. Ho la sensazione che sia ancora da qualche parte. Magari camuffata. In genere questi oggetti compaiono alla morte di qualcuno, quando gli eredi controllano le proprietà. Potrebbe saltar fuori, sarebbe una notizia fantastica. Sarebbe meraviglioso se qualcuno ritrovasse quella spada. Finché un capolavoro come la Honjo Masamune rimarrà introvabile, la gente continuerà a ipotizzare il suo nascondiglio, continuerà a sognarla, continuerà a cercarla. La spada perduta dei samurai.